Ciao a tutti! Con il tutorial di oggi iniziamo una nuova serie di mini amigurumi. Impareremo a fare questi animaletti. Oggi faremo insieme il draghetto, ma ho già pronta anche la volpe e il gattino. La caratteristica di questi mini amigurumi è che sono fatti in un unico pezzo e in particolare impareremo a fare questo punto per fare le zampette incorporate nella lavorazione. Io, come vedete, ne ho fatto un portachiavi, ma voi ovviamente potete farne quello che volete. Questo piccolo amigurumi è stato fatto con il cotone cablé numero 5, l'uncinetto da 2 mm. Oggi per il tutorial utilizzerò un cotone più grosso e un uncinetto più spesso. Vedete che con lo stesso schema vengono due lavori decisamente diversi, sia come dimensioni che come finitura. In questo caso non ho messo le perline, ma ho ricamato con un po' di cotone e in questo modo può diventare un simpatico giocattolo anche per un bambino molto piccolo. Inutile dirvi che sono molto veloci da realizzare e che sono un'ottima idea per un regalino, ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per realizzare questo progetto ci serviranno filo cotone cablè numero 5 in diversi colori, una forbice, ago e filo, due perline, un ago da lana e un uncinetto da 2 mm. Per il corpo cominciamo da un anello magico, quindi giriamo il filo intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, portiamo fuori il filo, facciamo una catenella e questo è il cerchio magico. Nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo il filo del cerchio e chiudiamo. La lavorazione del corpo è a spirale, quindi vi consiglio, per segnare l'inizio del giro, di mettere un segnapunti o un filetto. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, quindi 2 punti in ogni punto. Nel terzo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto, un aumento. E ripetiamo per tutto il giro un punto, un aumento. Nel quarto giro la ripetizione che ripetiamo è due punti, quindi per due volte un punto in ogni punto, e un aumento, due punti nello stesso punto. E continuiamo così, due punti, un aumento, per tutto il giro. Nel quinto giro la ripetizione che ripetiamo è tre punti, 1, 2, 3 punti e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E continuiamo così, 3 punti, un aumento per tutto il giro. Il quinto giro termina con 30 punti. Dal sesto al decimo giro lavoriamo questi 30 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nell'undicesimo giro la ripetizione che ripetiamo è 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei due punti successivi. Così, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E ripetiamo per tutto il giro 3 punti, una diminuzione. Nel dodicesimo giro creiamo le zampe del draghetto, quindi vediamo come realizzarle. E nel primo punto creiamo la prima zampa. Per fare la zampa eseguiamo questo punto. Entro nel punto, porto fuori il filo e con questo filo lavoro due catenelle, quindi una, due. E nella prima delle due catenelle lavoriamo due mezzi punti alti non chiusi, chiusi assieme. Quindi filo sull'uncinetto, entro nella catenella
che ho lavorato, porto fuori il filo, filo sull'uncinetto, entro nella stessa catenella, porto fuori il filo ed ora chiudo tutti questi fili e tengo l'asola sull'uncinetto. Quindi filo sull'uncinetto, chiudiamo tutti i fili e restiamo così. Ed ora, sempre nello stesso punto di base, inizio un punto basso. Quindi entro, porto fuori il filo, ho 3 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo tutto assieme. E questa è la zampetta. Lavoriamo un punto basso, una diminuzione, un punto basso, una zampa. E per la zampa, quindi entro nel punto, porto fuori il filo, su questo filo lavoro 2 catenelle, 1, 2, e sulla prima catenella lavoriamo 2 mezzi punti alti non chiusi, quindi porto fuori il filo del primo, inizio il secondo e adesso li chiudiamo insieme. Quindi portiamo fuori il filo da tutte le asole tranne la prima. Rientriamo nello stesso punto di base, portiamo fuori il filo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto assieme e tiriamo bene il punto. E questa è la zampetta. Nel prossimo punto lavoriamo una diminuzione, due punti bassi, una diminuzione, nel prossimo punto lavoriamo una zampa, lavoriamo un punto basso, una diminuzione, un punto basso, una zampa, una diminuzione, due punti e terminiamo un giro con una diminuzione. In questo modo abbiamo lavorato le zampette incorporate nella lavorazione. Nel 13° giro la ripetizione che ripetiamo è un punto, una diminuzione. E continuiamo così, un punto, una diminuzione, per tutto il giro. Terminato il giro, riempiamo bene con l'ovatta. Una volta riempito bene con l'ovatta, terminiamo con l'ultimo giro, lavorando un punto, una diminuzione. E ripetiamo un punto, una diminuzione, per tutto il giro. Terminato il giro, tagliamo il filo e estraiamo l'uncinetto. Infiliamo in un ago senza punta e passiamo attraverso le mezze catenelle esterne di tutti i punti che ci rimangono. Tiriamo il filo e chiudiamo il foro. Passiamo attraverso qualche altro punto. Facciamo un nodino. E nascondiamo nel corpo. Questo filo per il momento non lo tagliamo, ci servirà in seguito. Per realizzare la coda partiamo da un nodino iniziale e lasciamo un filo un po' lungo all'inizio per poi poter cucire. Lavoriamo 9 catenelle.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e controllando che non siano arrotolate, puntiamo sulla prima catenella e cominciamo il primo giro. Nel primo giro lavoriamo 9 punti bassi. 1, 2, 3 e 9. E così abbiamo lavorato il primo giro. Nel secondo giro lavoriamo 3 punti. 1, 2, 3 punti. Una diminuzione doppia, quindi per la diminuzione doppia prendiamo la catenella verso di noi dei 3 punti successivi, portiamo fuori il filo e chiudiamo e terminiamo il giro lavorando 3 punti. 1, 2, il secondo giro termina con 7 punti. Nel terzo giro lavoriamo 3 diminuzioni. 1. Qui abbiate pazienza perché il lavoro è piccolo, ma lavoriamo le 3 diminuzioni. 2. Ci rimarrebbe un altro punto, tra questo punto e quello successivo lavoriamo un'altra diminuzione. E restiamo con 3 punti. Qui tagliamo il filo e chiudiamo. Infiliamo in un ago e come prima passiamo nelle catenelle esterne, nelle mezze catenelle esterne dei 3 punti che ci restano. Tiriamo il filo e chiudiamo. Anche qui facciamo un nodino e perdiamo il filo all'interno. E abbiamo creato un conetto. Questo conetto lo possiamo riempire con un po' di ovatta oppure, se è sufficiente, lo riempiamo con il filo di fine lavoro. E con il filo di inizio lavoro che avevamo tenuto un po' lungo, cuciamo la codina al corpo. Qui sotto, come vedete, le zampe non sono equidistanti. Ci sono due parti più lontane tra loro e due parti più vicine. Per me questo è il davanti, questo è il dietro. Quindi la codina la mettiamo qui dietro. La posizionate dove vi piace di più e con qualche punto la cuciamo. Per cucire prendiamo un punto nel corpo e un punto nella codina. Un punto nel corpo e un punto nella codina. Con questo tipo di cucitura più tiriamo e meglio viene, quindi tirate bene e cuciamo tutto intorno. E una volta cucito bene tutto intorno, portiamo fuori il filo dallo stesso foro in cui eravamo usciti col filo della testa. E tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo il nodo e l'altro attraverso la lavorazione. In questo modo. In questo modo nasconderemo qualunque altro filo di un amigurumi. Per la cresta del drago, con il verde più scuro, partiamo da un nodino iniziale e lavoriamo 16 catenelle e vi consiglio di lavorarle un po' larghe. 15 e 16. Lavorate le 16 catenelle, partiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto e sul filetto dietro.
Nel primo punto cominciamo a lavorare un punto basso, quindi entro, porto fuori il filo e mi fermo qui. Entro nel successivo punto e qui iniziamo a lavorare un mezzo punto alto, quindi porto fuori il filo e adesso filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto assieme. Una catenella e un punto bassissimo nello stesso punto in cui abbiamo appena lavorato il mezzo punto alto. Un punto bassissimo nella prossima catenella. Una catenella e in questo stesso punto lavoriamo un mezzo punto alto non chiuso e un altro mezzo punto alto non chiuso lo lavoriamo nel prossimo punto e chiudiamo tutto assieme. Nel prossimo punto lavoriamo un punto alto lavoriamo 2 catenelle e un punto bassissimo nello stesso punto di base in cui abbiamo lavorato il punto alto, un punto bassissimo nel prossimo punto, una catenella nel prossimo punto, un mezzo punto alto non chiuso, nel prossimo punto ancora un altro mezzo punto alto non chiuso e chiudiamo tutto assieme. Una catenella, un punto bassissimo nello stesso punto in cui abbiamo appena lavorato il secondo mezzo punto alto, un punto bassissimo nel prossimo punto, una catenella, un mezzo punto alto non chiuso in questo punto, un mezzo punto alto non chiuso nel prossimo punto e chiudiamo tutto assieme, una catenella, un punto bassissimo nello stesso punto in cui abbiamo appena lavorato il mezzo punto alto non chiuso, un punto bassissimo nel prossimo punto, 2 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto, un punto bassissimo nel prossimo punto, 2 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto e nell'ultimo punto ancora un punto bassissimo. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire al corpo. E la cresta del drago è pronta. Fissiamo con qualche spillo la cresta al corpo nella posizione che ci piace di più. E con il filo lo cuciamo. Anche in questo caso un punto nel corpo o in questo caso nella coda. E un punto nella cresta. E per la cresta utilizziamo proprio le catenelle iniziali, quindi entriamo nel giro di catenelle iniziali. Entriamo nel corpo ed entriamo proprio, eccole qua, queste sono le catenelle iniziali, entriamo proprio nelle catenelle, parte per parte. E nel corpo e andiamo avanti così per cucire tutta la cresta. E una volta cucita bene tutta la cresta, rientriamo nell'ultimo punto, nel corpo, e usciamo in un punto. E come prima, con l'altro filo, portiamo nello stesso punto, annodiamo e perdiamo. E questo è il risultato finale, dopo aver ricamato molto semplicemente occhi, bocca e le guance. In questo caso appunto ho ricamato con il cotone, in questo modo può essere un simpatico giocattolino per un bambino molto piccolo.
Nel caso dell'amigurumi in cotone, invece, ho utilizzato due piccole perline per gli occhi, ho ricamato la bocca e le guance. Se volete renderlo un portachiavi, sarà sufficiente avere un anello con un pezzettino di catena. Con l'aiuto di due pinze apriamo l'ultimo anello della catena e inseriamo l'anello della catena in uno dei punti dell'amigurumi. E richiudiamo. E il nostro nuovo portachiavi è pronto. Questo draghetto mi piace un sacco, sono molto soddisfatta del risultato e spero tanto che piaccia anche a voi. Devo dire che il draghetto è uno dei miei preferiti, insieme al gatto. In uno dei prossimi tutorial faremo il gattino o la volpe. A voi quale piace di più? Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale. Io come al solito vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!